convinto anche del Verona? No, la volley l'abbiamo avuto noi di più, si è visto anche in primo tempo come andavamo, però abbiamo fatto delle occasioni, mancava poco per chiudere. Con la volley, con la grinta abbiamo fatto oggi, però manca poco per fare quei punti e quelle vittorie che aspettiamo con tutti. E cos'è quel poco che manca? A cosa ti riferisci? Sinceramente non lo so, è la... cioè, arriviamo fino alla porta, però manca di andare fino alla fine, di realizzare tutto. Non posso dire esattamente quello, però dobbiamo lavorare di più e so che aspetta una partita molto importante in casa, dobbiamo lottare, dobbiamo pedalare di più e parlare di meno. Però Arto, insomma, onestamente i veri miracoli li ha fatti Rafael oggi, perché ha fatto due paratissime che hanno tenuto il Verona quantomeno sul pareggio, perché una sconfitta sarebbe stata drammatica. Sì, ringrazio tanto a Rafa, dobbiamo farlo tutti, e loro non ce l'ho avuto quelle due occasioni che ha imparato Rafa, però come l'ho detto siamo stati noi che abbiamo avuto più occasioni, abbiamo lottato fino alla fine, però mi dispiace tanto per noi, per tutti i tifosi che sono stati presenti oggi, e dobbiamo pensare già alla partita di Bologna e di vincere quella partita per tutti noi, quello che sono ogni giorno per Verona. Verona non sa più vincere, insomma, quello che dici tu è un po' preoccupante, nel senso che dici che voi avete fatto il possibile, l'impegno ce l'avete messo, e quindi però non si riesce a fare quel salto in più. Questo ti preoccupa, come ti fa vivere la situazione? No, certo, sono preoccupato perché non vinciamo, come saranno tutti i giocatori, come saranno tutti i tifosi che sono preoccupati, questo è qualcosa normale, però come detto dobbiamo parlare di meno e lottare ogni partita fino alla fine. E oggi abbiamo fatto questa cosa, abbiamo lottato, abbiamo corso, tutto abbiamo fatto, però manca da fare gol e da vincere, da portare quei tre punti a casa. A un certo punto ci siamo spaventati, perché ti abbiamo visto per terra durante un contrasto, sembrava addirittura che i tuoi compagni chiedessero il cambio. Cosa è successo? No, sento un dolore, però non è niente. Mi viene un po' difficile dopo questi tutti i mesi che sono stato fuori. Un po' di paura anche. Sì, sinceramente sì, perché dopo tutti quei mesi che sono stato fuori anch'io non capivo bene cosa succede. Adesso... Però stai bene o... Sì, sto bene. Adesso può essere anche la stanchezza, che dopo tanto tempo che non ho fatto delle partite. Tu sei uno di quelli arrivati in punta di piedi l'anno scorso, però l'impressione è che sei già importante davvero per questa squadra. Abbiamo visto anche Sogliano, non so se hai fatto due battute, alla fine ti ci aveva portato lui a Verona. Cominci a sentirti importante in questo Verona? Cioè, mi sento un giocatore di squadra, sento... per essere un giocatore importante devi fare tante cose per la squadra, però devi amare tanto le colori, e io sono stato fuori tanto, però adesso sono positivo e devo lavorare tanto, devo recuperare tanto, e voglio di essere quello giocatore importante, non devo dirlo io, devo dirlo altri. Ti senti dire qualcosa ai tifosi che oggi vi hanno incitato dal primo minuto fino al 95esimo, anche quando siete andati sotto la curva, dopo chiaramente insomma, è partito un coro, adesso fuori le palle, insomma, cosa ti senti di dire a loro? No, siamo d'accordo con loro, no? Voglio solo ringraziare i tifosi che sono vicini da noi, in casa, fuori casa, e non vedo l'ora di vincere la partita, di andare vicino a loro, di stare felici tutti, perché abbiamo bisogno tutti insieme di farlo. L'ultima battuta, se vogliamo trarre una cosa positiva, che il Verona ha chiuso all'attacco, di solito il secondo tempo si soffre molto di più fisicamente, comincia a tornare un po' al ritmo partita? Sì, un po'
siamo spenti un po' in secondo tempo, però abbiamo... siamo stati anche organizzati difensivo, però siamo andati anche avanti a fare delle occasioni, come, dico, come ho detto, del cross di Supraen, di Sala, mancava solo da chiudere, mancava un po' di fiducia.